Buonasera, buonasera e bentrovati, anche se con qualche minuto di ritardo in diretta, sempre con Giovedì Sport, ormai il consueto appuntamento del giovedì sera in prima serata su TVL per tornare a parlare di calcio, per parlare di Serie D. E questa sera abbiamo tanto di cui parlare, gli argomenti sul piatto sono veramente tantissimi, riguardano la Pistoiese, perché è stata una settimana turbolenta anche questa, non ci facciamo mancare niente, come se le altre non lo fossero state, ma anche questa è stata contrassegnata da alcune vicende, da alcuni avvenimenti, e cerchiamo di fare chiarezza questa sera per quanto possibile, di capire un po' che aria tira in casa arancione. Lo faremo con i nostri ospiti. Intanto saluto Alberto. Ciao Alberto. Ciao Giada, buonasera. Sì, è una serata particolare anche questa, ci siamo lasciati con un'alluvione, un nubifragio, e siamo ancora sotto questa alluvione in tutti i sensi. Vediamo un po', gli argomenti sono tanti anche questa volta nel calderone. Certo, sono tanti, riguardano appunto la Pistoiese. È stata una settimana fino ad oggi di non allenamenti, allenamenti un po' particolari per quanto riguarda la squadra. Una settimana in cui ieri ha parlato il garante del Trust Orange della Pistoiese, Maurizio De Simoni, per chiarire alcuni aspetti, poi capiremo se li ha chiariti tutti o meno. Oggi un confronto fra la squadra e appunto Maurizio De Simoni, al quale possiamo già dire dove siamo arrivati, un po' ce lo aspettavamo, perché De Simone lo aveva anche fatto intendere, è stato diciamo dichiarato un nuovo comunque progetto tecnico della società, e alcuni giocatori hanno deciso di non aderire e comunque hanno chiesto di potersene andare, e questi sono il centrocampista Tanasa e i due attaccanti Facundo Marquez e non voglio sbagliare Piscitella, Gianmario Piscitella. Però potrebbero esserci ancora delle partenze, poi forse dei nuovi arrivi? Boh. Allora, cosa bolle in pentola? Tante cose. Un momento dedicato, un momento particolare, e siamo vicini ad una partita molto particolare, perché è vero che è stato posticipato il derby, la sfida fra Prato e Pistoiese, però comunque mercoledì si giocherà alle 19.45 a Lungo Bisenzio, e quindi la squadra dovrà tornare a allenarsi, ma questo lo farà subito da domani, per prepararsi al meglio per questa partita che è importantissima, perché appunto vogliamo tornare veramente a parlare di campo, di gioco di campo, perché c'è un campionato da vincere, e quindi adesso si va in campo testa bassa a lavorare, e comunque c'è da raccattare punti. La distanza dalla prima non è enorme, lo vedremo poi strada facendo durante la trasmissione, e quindi tutto è ancora possibile, non bisogna lasciare punti per la strada e pensare a questa fondamentale partita. Potete intervenire da casa, Alberto è qua per leggere tutti i vostri messaggi, scatenatevi, sì. Ma so che già insomma è una settimana dove ci siamo abbastanza la pentola bolle caricati, esatto. E quindi 335-8487-509, pronti per leggerli tutti, e cerchiamo appunto di fare chiarezza su quello che sta succedendo in casa Pistoiese con il club manager, che ringraziamo per essere qua con noi, Stefano Nencioni. Grazie Stefano per essere buonasera, venuto. Buonasera. E ritroviamo anche l'amico Ferdinando Bernardini. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Pochissimo ascolteremo anche le parole, riascolteremo le parole di Maurizio De Simone, alcuni pezzetti del suo diciamo del suo intervento che ha fatto proprio ieri sui canali social della società, del club arancione. Però intanto parto subito da te Stefano, partiamo un po' per gradi, perché alcuni punti sono stati comunque anche delineati da Maurizio De Simone, ce ne sono altri che destano ancora qualche dubbio, non so ovviamente se tu puoi toglierceli tutti, però proviamo a capire un po' in che momento si trova adesso la Pistoiese. È vero che ci sono stati dei giorni in cui la squadra non si è allenata? Ha fatto degli allenamenti molto leggeri. Oggi non c'è stato l'allenamento, oggi c'è stato un colloquio con la società per chiarire ed illustrare il progetto tecnico. È cambiato questo. La squadra che era stata impostata in un certo modo all'inizio del campionato si è dimostrata non all'altezza delle nostre aspettative, sia da un punto di vista proprio tecnico di risultati, ma probabilmente anche come impegno corale più che individuale. Per questo è stato deciso di cambiare qualcosa. Prima di tutto è stato presentato un progetto che prevede il modulo, la presenza di alcuni giocatori, il purtroppo mettere da parte altri giocatori perché non più confacenti al disegno della società,
Si è arrivato a parlare e a discutere anche del fattore economico che era stato in questi giorni oggetto di discussione. La società ha presentato questo progetto ai giocatori. I giocatori che hanno aderito a questo progetto domani saranno regolarmente in campo e si alleneranno, saremo domani pomeriggio al Turchi. Giocatori che hanno deciso che il progetto non era confacente alle loro aspettative o che non trovavano una posizione in questo progetto hanno chiesto, con il benestare della società, la risoluzione del contratto. I nominativi li hai già fatti te, Giada, sono questi tre ragazzi bravissimi a cui vogliamo bene e ringraziamo per l'impegno, ma che evidentemente nel futuro della società non trovavano una soluzione. La società ha con ogni giocatore raggiunto un accordo soddisfacente per la società e per il giocatore dal punto di vista economico, quindi non ci sono scusanti. Da domani i giocatori, come hai detto te, dovranno lavorare come tutta la società. L'obiettivo rimane lo stesso, il nostro obiettivo dall'inizio della stagione non è cambiato, miriamo alla Serie C, lo dicevamo in maniera molto chiara, miriamo a fare una buona prestazione da mercoledì, vedremo di dimostrare di essere degni di essere alla Pistoiese. Esatto, e quindi un po' cambiare questo trend, perché l'inizio del campionato, Ferdinando, è inutile negarlo, è stato un po' al di sotto delle aspettative, giocatori che hanno reso meno. Ora, poi ascolteremo anche le parole di De Simone, non so se questo può essere dipeso da, come diceva Stefano, forse anche un gruppo che magari non si è amalgamato bene, non si è trovato bene, giocatori che non sono entrati bene, diciamo, in squadra, oppure c'erano altri fattori economici, che mi sembra però che siano stati chiariti che non dipendono, allora non sono quelli che hanno portato la squadra a rendere meno, da quello che mi sembra di capire. Tutto va riportato a quelli che sono stati e che sono stati detti ampiamente da coloro che all'inizio del campionato hanno presentato gli obiettivi della Pistoiese, che sono stati quelli che erano quelli di vincere questo campionato per uscire definitivamente da questa Serie D, che è il peggio campionato che organizza la Federazione Italiana Gioco Calcio, per una serie di motivi che bisognerebbe stare qui una serata a parlarne. In base a quello che è stato detto, che era stato promesso e che è promesso, perché ripeto, ancora il campionato non è andato, e purtroppo i risultati non sono stati pari alle attese. I motivi possono essere tanti e possono essere pochi, nel senso che se all'inizio della stagione gli addetti ai lavori, e qui mi riferisco anche a chi non c'è più, che secondo me ha agito male, male, e lo dico apertamente, senza problemi, perché se come ho sentito da parte della società, e qui magari forse la società è stata un po' troppo lasciva, a direttore sportivo gli era stata data carta bianca nell'effettuare le scelte, la prima domanda che mi faccio e che ho sempre fatto: ma come si fa una squadra che l'anno scorso è arrivata lì a un passo dalla promozione a disfarla? Io credo che, io almeno ero abituato in altre sedi a relazionare sempre la società di quello che avevo intenzione di fare. Se questo il signor Rosati non l'ha fatto, la società aveva tanta fiducia in lui e lui ha agito di sua spontanea volontà. Ha disfatto una squadra, è stata rifatta una squadra nuova, poi te mi puoi dire quello che vuoi, ma i risultati parlano del campo. Poi, se poi ti permetti di dire anche cose che fanno parte dello spogliatoio relative ai giocatori che poi sono tornati, io Caponi non lo voglio, quell'altro non lo voglio. Secondo me una persona bisogna che queste cose le tenga all'interno dello spogliatoio. Non si può andare a dire ai 4:20 ciò che succede in uno spogliatoio. Devi essere talmente intelligente. E poi la cosa più brutta, secondo me, che uno ha aspettato per andarsene, per poi dalle Marche fare un'intervista dove dice che a Pistoia sono 3 mesi e non riscuotono. E te dov'eri, punto interrogativo? Se era in questa maniera lo dovevi dire. I risultati non arrivano per questo, per quest'altro. Invece tutto è stato taciuto. E questo è stato uno degli errori che imputa alla società, che forse ha avuto troppa fiducia, e mi sembra che le parole di De Simone a posteriori lo avallino, in questa persona. Poi le scelte e si sono rivelate sbagliate, perché i risultati sono stati quelli che sono, e ora ci si ritrova con una squadra che è da ricostruire. Il tempo c'è, per l'amor del cielo. Mi sembra che con oggi abbiano chiarito definitivamente persona per persona le situazioni. Io mi immagino che gli addetti ai lavori abbiano chiamato il giocatore X e gli hanno detto: da qui alla fine della stagione c'è X soldi divisi in X mesi, lo accetti? Sì, lo accetti? No, magari andava fatto
a luglio questo, comunque può succedere, nel calcio si sbaglia tutti, quindi coloro che rimangano sanno bene e quindi non è più il caso di tornare, di parlare, stipendi non pagati, non si riscuote. Oggi credo che se riportano la verità è stato chiarito tutto. Allora ora c'è solamente da rimpinguare questa rosa, perché tre se ne vanno, se altri se ne vanno, ma non è un problema, i giocatori ce ne sono tanti. Sicuramente, come hanno fatto con questi, diranno cosa possono dare sotto l'aspetto economico. Vanno presi giocatori in attività, non giocatori fermi da 4-5 mesi, che ti possano dare subito qualcosa, che possano entrare in campo e che sposino il progetto. Quando la società gli presenterà il progetto è progetto di vincere il campionato, per te c'è X euro, l'accetti, bene. Chi non accetta questo progetto è bene che non venga. Però magari arriva un nome che non si conosce, va bene uguale. L'importante è che lui abbia capito cosa lo aspetta. E questo spetterà poi a Consoni, spetterà alla società. Va ricompattato un gruppo nuovo dopo che, ripeto, questa persona, mi riferisco al direttore sportivo, ha fallito in pieno. Perché in questi tre anni, onestamente, primo anno siamo retrocessi, vicenda Lopez e via dicendo. Il secondo anno siamo arrivati lì e poi non ci si è fatto. Quest'anno proclami a 4-20, si dice si vince il campionato, squadra disfatta, poi si va a trovare le scuse, questo e l'altro, poi ci se ne va sbattendo la porta, dicendo male di tutti, non si, cioè questo non è un comportamento da persona. Se anche lo pensi, lo dicevi quando era a Pistoia, ora lo vai a dire quando non ci sei più, e questa è la cosa che a me mi ha dato tantissima noia, perché nel calcio bisogna essere prima uomini e poi addetti ai lavori. Sicuramente lui per molto tempo si è sentito padrone della situazione, e questo magari è una cosa che va imputata alla società, ma se la società ha fiducia dice fai te, poi si è accorta che il fai te non era consono, perché se poi il fai te avesse portato risultati per cui la Pistoiese è in testa alla classifica, bene va, la Pistoiese è quasi nei bassi fondi purtroppo, però c'è il tempo per rifarsi. Io mi sembra di aver detto quello che penso relativamente a questa situazione. L'importante è che da oggi un chiarimento vero con tutti, quindi le scusanti non ci sono più. Ora, poi è chiaro che si gioca a calcio, si vince, si perde, ci aspetta. Però, ripeto, in un campionato dove Giada, io credo che questo girone lo vinca la meno mediocre di tutte le squadre. Perché questo è un girone dove non c'è una lepre, sono tutti, diciamo, scoiattoli. Che possano vincere l'uno e l'altro, si può perdere a Samà, quindi sta a fare una la Pistoiese ho contato da qui alla fine e la sosta a 8 partite, di cui 5 in casa e 3 fuori, quindi un calendario favorevole. Ora c'ha il Prato, partita che fa parte, però è una partita che non deve assolutamente perdere. Io non voglio, pensa a vincere, però l'importante è che non perda. Poi ho 2 partite in casa, poi c'è partite da tutte alla portata di questa squadra. Fermo restando, vediamo chi arriva di giocatori. Cosa succederà anche nei prossimi giorni, perché perfetto, probabilmente ci sarà qualcuno che deciderà anche di andare ci vorrà via. Anche, scusami, ci vorrà anche qui magari, io credo che a questo punto, non essendoci più un direttore sportivo, credo anche che si può fare anche a meno in questa categoria. C'è Consonni, c'è, conosce i giocatori, conosce tutto, c'è la società, può bastare Consonni, anche Carfora, se c'è sempre, credo, sì, che certo, conosce sì, la categoria benissimo, per vedere. Io, opinione personale, andrei a cercare i giocatori toscani, anche magari di categoria inferiore, che ci sono, vanno saputi scegliere, conoscere, ma ci sono, e poi magari vengano a Pistoia, perché la piazza è sempre certo, Pistoia, anche con richieste economiche magari molto inferiori a chi va a cercare in altri gironi. Qui per 2 anni siamo andati a cercare fra il sud di qua e di là, che poi si sono rivelati dei bluff, scusate lo sfogo, eh. No, vabbè, è tutto chiaro. Poi ha toccato alcuni punti che noi ritoccheremo tra pochissimo, perché ora dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo tra poco, restate con noi. Eccoci, siamo in diretta qua, noi continuiamo a discutere anche fuori a microfoni spenti, ci sono tantissimi messaggi, li stiamo per leggere tutti, però prima volevo andare a sentire le parole di Maurizio De Simone e il primo servizio dalla regia. La Pistoiese c'è, ci sarà anche in futuro. E chiudo dicendo che il club, l'attuale proprietà
che ha iscritto la squadra e quindi ha saldato tutte le pendenze dello scorso campionato, quelle che erano rimaste da saldare. Ha fatto uno sforzo sovrumano per confermare quantomeno nelle intenzioni il budget della passata stagione. Poi però ci siamo resi conto che qui non è una questione di budget, qui è una questione di atteggiamento, e chi viene a Pistoia non può pensare di essere in un Eldorado senza dare nulla in cambio. Chi è a Pistoia sa che deve dare il 120% e affrontare gli impegni in una determinata maniera. Chi non se la sente può tranquillamente andare via, ma questo vale per tutti, dirigenti, collaboratori, calciatori e quant'altro. Viene prima il club. E noi abbiamo percepito dai tifosi, dai veri tifosi, no? dai personaggi che si nascondono dietro a una tastiera a scrivere male di tutto e di tutti. I veri tifosi sono quelli che vengono allo stadio e quelli che a distanza non possono venire e che soffrono per questa categoria che ovviamente non appartiene al club. E questi tifosi meritano di più in prestazioni e anche da parte nostra, anche se noi nel nostro piccolo abbiamo dato molta importanza al ruolo del tifoso rispetto a prima. Ai tifosi dico di stare vicino alla società, che ha sempre onorato gli impegni e che continuerà a farlo nei termini che sono prestabiliti a livello federale. Quindi tutto il resto sono dicerie, chiacchiere create per cercare di ostacolare un percorso di crescita già cominciato a livello giovanile. E allora, si parla di un nuovo percorso, si parla quindi, Stefano l'ha detto prima, che dopo questa riunione, o comunque durante questa riunione, ogni giocatore che ha parlato con Maurizio De Simone ha trovato questo accordo, quindi parliamo anche a livello economico, quindi non ci sono a livello quindi economico altri alibi, i giocatori quindi devono essere soddisfatti. Non ci sono più scuse da quel punto di vista. L'unica cosa che tengo a sottolineare, Ferdinando ha detto molte cose giuste, una sola cosa. Specialmente in Serie D il problema economico dovrebbe essere, perdonate, secondario, fermo restando che tutti hanno diritto a quello che è stato stabilito, dovrebbe essere guidato ogni giocatore dall'attaccamento alla maglia, dall'orgoglio di portare il colore arancione su di sé, dovrebbe essere la cosa che guida tutti quanti. Quelli che sono rimasti, quelli che scenderanno al Turchi domani ad allenarsi, quelli che saranno in campo col Prato, questo devono avere in mente, devono essere orgogliosi di rappresentare la Pistoiese. Molti di questi ragazzi, potrei dire praticamente tutti, lo hanno ben chiaro. È questo che ci piace, è questo che ci fa sperare, è questo che ci fa credere che questa squadra possa farcela. Senza quello stimolo, i soldi servono a poco, i mercenari non contano, non è quello che cerchiamo. Tutti sono stati soddisfatti, tutti hanno avuto quello che volevano avere, tutti hanno raggiunto un accordo, quindi questa scusa quindi non esiste. Quindi parliamo di accordo economico, chiariamolo. Economico. Adesso, non solo economico, ma la squadra ovviamente avrà una struttura, un modulo diverso forse da quello di prima. Alcuni giocatori, per quanto noi li possiamo ringraziare per l'impegno profuso, probabilmente non troveranno posto in questa squadra, cioè non giocheranno, non perché non sono bravi, ma perché il modulo scelto non prevede il loro impiego. Per questo un altro paio di giocatori probabilmente troveranno un'altra soluzione nel corso dei prossimi giorni. Sì, lo abbiamo detto anche nelle scorse trasmissioni, sicuramente abbiamo visto che ci sono stati giocatori che non sono stati convocati nemmeno nelle partite precedenti, parliamo di Obakente, l'Orchipanizze, probabilmente anche qualche altro giocatore potrebbe allontanarsi da Pistoia, però ovvio, come diceva anche prima Ferdinando, c'è bisogno poi di rimpiazzare questi giocatori, perché sappiamo che insomma, il campionato è lungo e poi mi domando anche, che ne ho perso uno per la strada, la Monica ecco. È uno dei nostri asset migliori, stiamo aspettando rientri. L'infortunio che aveva subito era un pochino più pesante di come speravamo,
ma già dai prossimi giorni dovrebbe cominciare ad allenarsi con noi. Ne siamo contentissimi, speriamo di averlo in campo il prima possibile. È fondamentale nella struttura della nuova squadra. È un qualcosa su cui puntiamo molto. Come ha detto Ferdinando e come hai detto tu Giada, fra l'altro Ferdinando, come gli ho detto prima, credo che sia stato ad ascoltare di nascosto quello che veniva detto in società. Ferdinando, perché, insomma, per chi non lo conosce, ma credo che sia molto, ma molto esperto di queste categorie, ma non solo, ma insomma fra i dilettanti credo che non ti si possa nascondere niente, perché sai come funziona uno spogliatoio, sai come funziona una società. Allora vi ringrazio, per la tua esperienza, quindi ringrazio per i complimenti, ma non ho detto nulla di particolare che non fa parte del mondo del calcio ai dilettanti. Cioè, io ho sempre detto che dalla terza categoria alla Serie D, ripeto, la Serie D per me è un campionato che è amorfo e andrebbe rivisto, anche perché un campionato in cui te giochi c'è un solo posto per salire di sopra, perché sono 9 gironi, 3 ne retrocedono per girone, sono 9. In tutti i campionati, dall'eccellenza giù, ci sono play-off che ti danno l'opportunità di salire. Qui non servono né play-off né Coppa Italia. Cioè, leggevo ieri un'intervista di Antonini, presidente del Trapani, che si lamentava di questo, il Trapani in testa. Il Lamezia Terme si è ritirato dal campionato perché non aveva la struttura e la forza economica di continuare. Chiaramente, diceva Antonini, se a metà stagione una società non ha più obiettivi, perché l'obiettivo dei playoff, una più quattro, lotti per qualcosa, così dopo rischi di arrivare a marzo e il campionato non sa più di niente, salvo chi retrocede. È un campionato che va rivisto, per me, ripeto, andrebbe abolito, ritornare ai vecchi quando c'era il semiprofessionismo, si finisce all'eccellenza e poi si va in Serie C, che è un altro mondo, un'altra storia, diritti televisivi, altre entrate, dove si vede un altro calcio. Questa è la realtà. Ritornando al discorso dei calciatori, in questo momento alla Pistoiese non servono i nomi, serve giocatori di categoria, giocatori che conoscano la categoria, ripeto, toscani possibilmente, perché hanno qualcosa di diverso secondo me rispetto agli altri, magari sono vicini a casa e ci sono i calciatori. Quindi può arrivare un nome, dico X, che non dice niente e poi è quello che ti fa lui insieme ad altri due, tre, quelli arriveranno, perché poi Pistoia al di là di tutto è sempre Pistoia, se no proprio vuol dire, se è un giocatore che gioca in eccellenza e ti fa un esempio e ci sono validi e dici venire alla Pistoiese, il primo dicembre riapre le liste, non è che riaprano fra un mese, quindi c'è questa opportunità e io credo che questa opportunità vada presa per rifondare una squadra, rifondare più che la società in questo momento, che mi sembra abbia le idee chiare e l'ha avute oggi in questa finalmente chiarificazione che pone fine a tutte le chiacchiere e dicerie, di ripartire per lottare ancora in un campionato detto mediocre. Siamo a 5-6 punti dalla prima, non so quanti. 6 punti, quindi, da Ravenna e Molese, quindi, che sono in testa. Andiamo a Prato, cerchiamo di fare risultato, se si vince è meglio, e poi ci sono queste due partite da fare 6 punti. Poi come li fai, giochi male, non conta, però sei lì, perché tanto in questo gioco e conta quello che dice il campo e la classifica, poi il bello, la bellezza, 4-0, 6-0, 1-0 è uguale. Allora, ti faccio aspettare un attimo Alberto, perché andiamo ad ascoltare altri 2 minuti di Maurizio De Simone. Chiudo dicendo di avere fiducia in questa società. È in corso un cambiamento tecnico, è in corso una valutazione generale su chi è in grado di rappresentarci in campo. Ovviamente dateci il tempo di poter agire, perché alle porte abbiamo comunque un impegno importante e quindi ci teniamo al derby come ci teniamo a tutte le partite della stagione. Il derby quest'anno, questo derby d'andata, ha anche un significato particolare e già questo basterebbe per stringersi ancora di più intorno alla società e intorno alla Pistoiese, che comunque nel suo piccolo farà delle iniziative in merito agli sfortunati che hanno perso tutto per colpa dell'alluvione. Il senso della vita è questo, non le stupidate che vengono dette per creare esclusivamente dei danni d'immagine ad un club che onestamente ha altre visioni. Noi vogliamo proseguire con le nostre idee, con i nostri errori
e con le nostre potenzialità. Chi è d'accordo con i nostri progetti può tranquillamente darci un supporto. Ringraziamo tutti gli sponsor, da Vannucci a l'ultimo della lista, che neanche ricordo, ma comunque ha la stessa importanza per noi, perché tutti sono importanti e preziosi. E soprattutto la cosa più preziosa è la Pistoiese. E quindi chi vuole il bene della Pistoiese può tranquillamente farsi avanti, perché qui dentro non ci sono criminali allo sbaraglio che hanno altri interessi, ci sono persone che lavorano H24 per portare avanti il club e macinano anche chilometri per portare avanti il club e fanno dei sacrifici che all'esterno non si percepiscono, perché all'esterno arrivano prima le stupidate e poi i sacrifici di chi porta avanti il club. Se fossimo la famiglia Agnelli o Elkan probabilmente faremmo tutto da soli. Noi siamo giovani in questo, da soli probabilmente arriveremo lo stesso all'obiettivo finale, ci metteremo un po' di tempo. Poi se a qualcuno l'attuale proprietà non piace, basta che si facciano avanti, ovviamente persone serie e non cialtroni. Grazie per l'attenzione, ci aggiorneremo presto. Questo sarà uno dei tanti appuntamenti che faremo via Facebook e questa mini puntata è speciale perché ci voleva dopo una giornata di troppe stupidate dette, onestamente, non so trovare altri termini. Mi scuso perché c'è anche la stanchezza di rito. E quindi vi auguro una buona serata, a presto. Allora, quello che magari non era stato molto chiaro in queste parole, qualche dubbio, ci auguriamo, Stefano, che oggi invece sia stato chiarito e che appunto il discorso sia chiuso su quell'aspetto. Non ci adesso sono scuse deve da parlare momento. Il campo in un altro modo. Ci sono tanti messaggi, Alberto, vengo da te perché so che sì, oltre al campo parlano anche tanto i tifosi, sono tanti quelli che ci stanno scrivendo, non so più dove metterli sinceramente, quindi cercherò di ho fatto una cernita, cercherò di leggerne qualcuno. Chi non ha accettato di rimanere, giusto o sbagliato che sia, non devono allenarsi con la squadra, questo insomma è il primo che ho selezionato. Poi buonasera, personalmente ho già detto più volte che lo sbaglio grande è stato smantellare una squadra che lo scorso anno aveva totalizzato 73 punti. Rosati fallito come uomo e come dirigente, società corresponsabile e molto incompetente. Condivido in pieno l'analisi fatta da Ferdinando che stimo e saluto. Questo è un messaggio da Marco. E poi il direttore sportivo lo fare benissimo anche Bernardini a costo zero oppure il signor Ciatti, quindi insomma ci sono anche delle, esatto, delle proposte. Poi questo è interessante di Davide che scrive buonasera, sono David, ho un amico che gioca a Pistoia e sono 3 mesi che non prendono un euro, questa è la verità, stop, parlate di società e studio ma la società non esiste, non l'avete ancora capito. Questo è quello che scrive David, magari può essere lo spunto per qualcosa. Poi altro messaggio, non ci resta che piangere per la società, speriamo che non siano tutte chiacchiere ma fatti, con insomma fatti scritto maiuscolo, insomma questo è quello che corre tra i social, sono veramente tanti, vediamo insomma di trovarne qualcuno più avanti. Stefano, prego. Allora, prima cosa l'allenamento. I giocatori che sono tesserati con la Pistoiese fino alla risoluzione del contratto hanno il diritto / dovere di allenarsi con la squadra. Possono avere un allenamento separato all'interno della struttura perché ci sono allenamenti differenziati, ma i regolamenti, i contratti di lavoro prevedono che i giocatori possano e debbano allenarsi. L'allenamento è un obbligo del giocatore e un diritto, quindi finché non risolvono il contratto, i 3 ragazzi che abbiamo citato prima si risolveranno domani, possono e devono allenarsi con la squadra, questo è un dato di fatto. Certo. E la società è stata molto categorica, mi ha riferito di aver parlato, ma l'ho visto io fisicamente, singolarmente con ogni giocatore, cioè i giocatori sono stati convocati dalla proprietà uno per uno, sono stati chiariti gli aspetti economici con ognuno di loro e sono stati accettati. E i giocatori, onestamente, se l'hanno accettato, evidentemente sono contenti, quindi scuse del pagato o non pagato non ci sono. Tutti gli accordi sono stati rispettati. Da questo momento in poi c'è un accordo economico per cui non c'è più da discutere di questo fatto.
Altre domande erano sul Bernardini, direttore sportivo gratis. È un qualcosa che prima stavamo già discutendo, valuteremo la posizione. A questo costo forse ce lo possiamo permettere. Chiariamo subito le cose. Allora, io credo che al di là poi di quello che può dire, qui c'è una persona che ha un grande attaccamento per la Pistoiese, ci ha giocato in tempi diversi, con una proprietà, quella del presidente Duceschi, che era una signora persona, non ci mancava niente. Io ero un ragazzetto, prendevo 2 lire, però non sono mai mancate. Questo attaccamento poi è rimasto negli anni, anche nel periodo in cui sono stato fra Quarrata, Borgabuggiano e via dicendo, e l'ho seguita con tanta frenesia e ardore nei tempi della Serie B, della Serie A, con Melani, con Menti, cioè la Pistoiese l'ho sempre avuta nel cuore. Ora credo che, ho detto prima, questa società ha le persone, c'è un allenatore competente che conosce la categoria, c'è una proprietà disponibile, perché chiaramente vanno via dei giocatori, ne prenderanno degli altri. Credo che Consonni conosca bene questa categoria, c'è Carfora che conosce la categoria, ci ha giocato tanti anni, quindi io non credo che serva tanta scienza. Qui c'è da cercare, e i giocatori li conoscono, quindi, specialmente il mister, quindi non c'è da rivoluzionare i ranghi con figure di qua e di là e via dicendo. Ci sono delle persone, avete fatto un nome, Ciatti, che è una persona valida, c'è Egidio Bicchierai, che è un'altra persona che conosce il calcio e che conosce la Serie D. Sono anche persone, sono miei amici. Con questo io sto facendo dei nomi così nell'eventualità. Poi però io, dovessi decidere io, sposerei la linea con Zonni, Carfora, società. Specialmente società con Zonni, Carfora, e poi riferire alla società. Che poi io credo che De Simone e compagni qualcosa di calcio sanno. Quindi oggi come oggi basta vedere un nome di un giocatore che ha fatto, che non è. Cioè, ripeto, l'importante è che siano giocatori toscani che conoscano la categoria, la Pistoiese e via dicendo. E questa categoria, ripeto, il 1° dicembre si riapre il listo, un giocatore che è tesserato, dico un nome per il Saravezza, ogni riferimento è puramente casuale, può essere contattato per dire viene a Pistoia, poi starà a lui decidere o meno. Quindi non vedo poi, sicuramente c'è stato un inizio non pari alle attese, non pari alle attese, che ha deluso tutti. Poi c'è stata tutta questa serie di, detto bene, di Simone, di chiacchiere e via dicendo, tutto il resto. E ripeto, chi era presente in quel momento è mancato clamorosamente nel non mettere in piazza quelle che sono state le cose che poi sono venute fuori. Le perché difficoltà probabilmente che c'erano, si sarebbe risparmiato 2 o 3 mesi, cioè 2 o 3 partite. Si manda via l'allenatore, si chiama uno che conosce, è mio, lo conosco io, poi si rimanda via, poi e ritorna con Sonny. Cioè è stata... vicissitudini che sicuramente non hanno fatto cose, bene. Premettiamo, sono cose nel calcio succedono. Esistono, non è che la Pistoiese, mi è successa anche a me, devo dire la verità, che ho avuto un allenatore per 2 settimane e poi è andato via e ha richiamato un altro. Quindi non mi scandalizzo di nulla. Ti fermo un attimo perché abbiamo la pubblicità, però torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme per quest'ultima parte di Giovedì Sport. Qua continuano ad arrivare tanti messaggi, cercheremo di leggerne altri prima della fine della trasmissione. Ci concentriamo adesso su quella che è una sfida importantissima, che è quella con il Prato di mercoledì. La sfida è stata posticipata a mercoledì alle 19:45 a Lungo Bisenzio, e ne parleremo insieme a chi di queste partite ne ha giocate diverse. Un ex capitano arancione che ringrazio per essere in collegamento con noi, Francesco Valiani. Ciao Francesco. Ciao a tutti, buonasera e grazie dell'invito Giada. Saluto tutti i presenti in studio. Arrivo subito da te per parlare un po' di questo derby, però prima andiamo a vederci il top e flop di questa settimana di Alberto. E allora si parte, questo è il primo tempo. Finalmente tornano i 3 punti a Pistoia. Ci voleva una vittoria, anche se di misura, anche se contro il fanalino di coda Certaldo, l'impressione
è che per dirottare questa pistoiese verso il porto sperato serve una barca più solida che bella, proprio come domenica. Orange Marines, pistoiese, voto 7. Uno dei colpitori di testa migliori del campionato. Se una palla guizza in aria, stai certo che l'argentino ci si fionda con l'istinto del gol di chi imita nell'esultanza il salto di Salto, Damian Salto, voto 7. Bene sì l'aglianese, ma se la squadra da un lato ha dimostrato la propria forza, dall'altra ha anche confermato di avere preoccupanti momenti di buio pesto, sempre sanguinosi ai fini del risultato. I punti persi per strada potrebbero rappresentare un'emorragia degna di una puntata di Dr. House. Codice rosso aglianese, blackout nero-verdi, voto 5,5. Tra quelli che suda di più la maglia, ma per un 9 di razza come lui, sbagliare un gol già fatto come quello di domenica è una macchia che in confronto quella delle domeniche con ragù della nonna è una medaglia al valore. Facundo Macchiato, Marquez, voto 5. Bravo Alberto, anche questa settimana. Sì, devo dire suda più la maglia e poi dopo tutto quello che è successo, insomma, lì ho un po' steccato, però diciamo così, sì, siamo tornati. Sicuramente è stato Ferdinando, possiamo dirlo, insomma, Facundo Marquez è stato uno dei giocatori che ha reso molto meno rispetto a quello che ci si aspettava. Sai, quando tu presenti in una piazza un giocatore che viene da un campionato di Serie D, che ha visto la promozione del Sesto Levante, ha fatto 23 gol se non vado errato, che ti aspetti che la butti dentro? Poi può darsi anche che non si sia inserito negli schemi, non si sia sentito a suo agio, non lo so. Io però sicuramente le occasioni sono capitate, perché c'è stato, io l'ho contato, una decina di palle che passano in area di rigore e c'è lì, ci vuole l'istinto di chi è abituato a buttarla dentro, perché poi i gol li fanno sempre i soliti. Ora potrei stare qui a fare una lista, perdo del tempo, ma voglio dire, quindi è stato un rendimento inferiore alle attese, probabilmente anche per il modo di giocare, perché per un certo periodo si è giocato con lui solo, spalla alla porta e via dicendo. Comunque, per farla breve, un rendimento molto molto inferiore a quelli che erano. E se se ne va, credo che ci sono in giro dei sostituti in grado. Poi chiaramente nel calcio non è che prendo un giocatore, magari pensi che faccia bene, magari è in attività e poi fallisce, ne prendi un altro che è sempre in attività, magari il nome non è questo, ti fa bene. Voglio dire, ci sono tanti fattori, l'importante è capire l'atteggiamento con cui viene a giocare un campionato di Serie D, che è un campionato difficile, non è la Serie C dove c'è tecnica, dove si gioca ancora al calcio. Qui è un campionato dove te devi lottare tutte le domeniche palla su palla, giochi allo stadio a Pistoia, al Melani Grande, poi vai a giocare, per dire, a San Mauro Pascoli, che è un campino, va a Corticella uguale, e ti devi adattare, devi essere mentalmente pronto per sapere cosa ti aspetta da qui alla fine del campionato. Se non c'è questo, te puoi prendere anche Neymar, ma il rendimento sarà sempre zero. Francesco, vengo da te, hai seguito un po' questa prima parte, questo inizio di campionato, hai seguito un po' la Pistoiese, che idea ti sei fatto di questa squadra? Che sta cambiando sì, un po'. L'ho seguita, ti sono sincero, un filo meno dell'anno scorso. L'anno scorso avevo un po' più tempo per poter vedere tutte le partite come ho fatto l'anno scorso, sia all'inizio sia alla fine. Quest'anno ho visto qualcosa in meno di partite, però non ho fatto, diciamo, non mi sono fatto mancare di recuperare con i compiti a casa, rivedermele quando potevo. Sì, la Pistoiese è una squadra che è analizzata giocatore a giocatore, è una squadra competitiva, completa, che come ho sentito dire prima, forse rispetto all'anno scorso pecca un pochino, ha un po' di mancanza di personalità, ecco, più che di attaccamento credo che sia mancata un po' di personalità nel complesso di questa squadra. Però è una squadra che ha grandissimi valori tecnici e ha grande potenziale, sia attuale che futuro. Però di sicuro
secondo me non è quella catena unita e attaccata che era l'anno scorso, insomma, che poi si è dimostrata nel tempo, che poi è diventata, che poi la squadra era su per giù quella dell'inizio, è stata un po' modificata, ma quella di Cascione era un po' la squadra di Consonno, insomma, poco ci mancava, quindi però poi si è cementata, e il fatto di aver fatto questo l'anno scorso ha portato grandissimi benefici, al di là del cambio di allenatore. Probabilmente questo si è un po' visto e si sta cercando di correre ai ripari, credo. Da giocatore ti preoccuperebbero a questo punto della stagione, dopo 10 giornate, i 6 punti di differenza che ci sono, cioè di distacco che ci sono dalla capolista, per una squadra che vuole vincere questo campionato? No, proprio vedendo un po' quello che è successo lo scorso anno, l'ho detto qualche settimana fa a Gianvito Pertica, che ci siamo incontrati, e gli ho detto la stessa cosa, gli ho detto non mollate la presa, perché questo campionato, al di là che questo girone, mi sembra aver sentito prima Ferdinando lo stesse dicendo, è un girone che ha dimostrato di non avere grandi padroni, quindi è un girone dove bisogna stare attaccati all'osso fino alla fine, quando magari pensi di poterlo aver perso alla bocca, qualcuno magari lo lascia alla quantità, quindi è una squadra che ha il potenziale per poter rimanere attaccata lì, 6 punti ora non devono far paura per niente, perché la Pistoiese non è assolutamente fuori dai giochi, la differenza lo fa come reagirà la squadra e come agirà anche la società per la squadra da qui in avanti, visto insomma poi anche gli sviluppi degli ultimi giorni. Stefano, torno da te, allora c'è da giocarsi questo derby innanzitutto, quindi la squadra domani abbiamo detto torna ad allenarsi, sì. Che clima hai sentito però tu nello spogliatoio, insomma, fra i ragazzi? Ovviamente visto, un po' avranno risentito di queste... Sembra strano, ma li ho visti molto caricati. Probabilmente questa scossa, questa decisione, questa chiarezza è anche servita ai ragazzi. Ho visto i ragazzi, non voglio dire i nomi, ma ho ben presente le facce, i sorrisi, la determinazione che avevano, gli incoraggiamenti che si facevano l'un l'altro, e spero di vedere la stessa cosa in campo. Sono molto molto fiducioso, onestamente. Ferdinando, ci saranno quindi dei cambiamenti anche però per quanto riguarda la squadra rosa, perché abbiamo visto queste partenze, ci sarà da rivedere un po' anche... Ora, chiaramente mercoledì è vicino, tanto domani è venerdì. Si sono persi qualche giorno di preparazione. Quindi starà al mister a recuperare, magari si può allenare anche domenica, ora la dico io, E per recuperare l'aspetto fisico, atletico. Poi io credo che in questo momento... Se c'è chi è andato via, chiaramente non verrà risolvere il contratto, se ne va, se ce ne saranno altri. Però in questo momento credo che chi se ne vuole andare, bene se ne vada, immediatamente. Cioè qui deve rimanere. Poi si può giocare a Capprato anche con 3 ragazzi dell'Uniones. Perché tanto in campo poi, magari il ragazzo mette quell'impegno, la determinazione, perché è una partita sentita. Poi è chiaro che se la società è in grado, ma mercoledì è vicino, non è che manca meno di una settimana, che si può trovare immediatamente, anche perché, ripeto, in questo momento questi se ne vanno, ce ne sarà qualcun altro, o ci sono giocatori svincolati, e io sugli svincolati, scusate, non ci andrei mai in questo momento, aspetterei il 1° di dicembre che si riapre le liste per fare delle trattative per portare a Pistoia giocatori veri da categoria. Poi è chiaro che da qui alla fine di novembre ci sono la partita al Prato e altre 2 partite. In questo momento credo sta al mister capire eventualmente nei ruoli che mancano, attingere in quella che mi sembra la squadra Uniore sta facendo un discreto campionato, c'è dei ragazzi che sono in panchina, è seconda. Quindi in questo momento l'importante è che chi vada in campo capisca il momento che è e l'importanza delle partite. Poi non conta il nome, puoi giocare... Ti fa un esempio personale, ma ti ripeto, erano altri tempi. Io ho giocato 2-3 partite, di cui una al Montevarchi, che fu buttato dentro dall'inizio, e io non me l'aspettavo. E giocai una signora partita, e poi la giocai la domenica dopo. Quindi il mister, che li conosce, sa che può contare su questi ragazzi, e per loro sarà un'occasione unica. Poi finiamo novembre e vediamo che succede dal 1° di dicembre, e lì starà la società, d'accordo, io ripeto, Consonni, Carfora, società, bastano questi secondo me per rifare una buona Pistoiese. Se poi vai a Prato, io non sono di quelli che vorrei andare a Prato e vincere, però vado con piedi di piombo, vado a Prato e faccio il risultato, poi ho 2 partite in casa, le vinco come,
E allora poi cambia l'aspetto. C'è questo mercato e vediamo cosa porta. E allora, torno da te, Francesco. Come si giocano questi derby contro il Prato? Che atteggiamento ci vuole? Giocano, che stimoli ci vogliono? Insomma, cosa si deve comunque avere quando si entra in campo dal primo minuto, quando si gioca un derby, che è il derby dei derby, insomma, per la Pistoiese? Intanto c'è da capire un pochino la squadra come recepisce il derby. Immagino vado a braccia, così, insomma, sicuramente Caponi, Davi, giocatori che li hanno già vissuti i derby la scorsa stagione, San Gianvito, Pertica, insomma, tutti quelli, diciamo, della, se si può dire, vecchia guardia, anche se qualcuno è giovane, sicuramente lo conoscono, sanno il valore che ha per la gente qui, sanno il valore che ha per noi pistoiesi, e soprattutto hanno vissuto sulla loro pelle cosa vuol dire giocare dei derby e portarli anche a casa. Quindi da questo punto di vista, io sono, per me un pistoiese Prato, ma io parlo per me che sono pistoiese, quindi magari per uno di fuori può essere anche diverso, specialmente se uno è qui da poco e non conosce la valenza di questa partita. Io fossi un allenatore non lo allenerei neanche dal punto di vista tattico un derby, cioè perlomeno veramente gli dedicherei poco, ma non è un consiglio che do a Consonni, che ne sa sicuramente più di me, però per dire un uomo e me la settimana del derby mi può dire qualsiasi cosa, ma io sto pensando a quella, ecco, sto pensando tanto ai compiti che mi vengono dati. Di sicuro corro più di quanto posso correre la domenica contro un Corticella o contro una San Maurizio o quello che può essere, quindi quello sì, però sono settimane particolari. Ecco, mi riallaccio, mi è piaciuto molto quello che ha detto Ferdinando prima, no? Tante volte si cerca di sistemare le squadre prendendo giocatori fermi da un po', giocatori che vengono da lunghi stop, che non hanno squadra da un pochino, che però hanno magari un trascorso importante. Per vincere la Premier League servono giocatori di media età, qualche vecchio sicuramente, di media età e giovani, ma gente che sia in fiducia, cioè devi prendere giocatori giovani della categoria e che siano in grande fiducia, della categoria o sotto, bravi, che facciano la differenza sotto, però che siano già pronti, perché a questo punto già devi rincorrere e non hai tempo di prepararli fisicamente per essere pronti dopo 2, 3, 4, 5 domeniche. Senti, fra quelli che hai giocato, quello che ti ricordi di più di derby, quello che ti sta più a cuore? Ma senti, mi ricordo quello vinto a Prato 2-0, che fece gol Battistelli e un altro, mi ricordo, che vincemmo 2-0, se non sbaglio, con Ficcadenti. Con Ficcadenti allenatore. Ma quello che mi ricordo con grandissima gioia è quando ho fatto gol io sotto la Nord 3-0. E tra l'altro l'aneddoto simpatico è che nel Prato era stato espulso il portiere, che era la Ieni, se non sbaglio, quello di colore, sì. E andò in porta Alessandro Matri, che poi abbiamo giocato insieme a Rimini, e feci gol a Matri, insomma, feci il 3-0 sotto la Nord nel derby, al di là che fu un gol praticamente da un metro alla porta, però segnare nel derby sotto la propria curva è stato... Avevo già segnato sotto la curva, però avevamo perso 4-1 contro il Prato l'anno prima, però poi con Tedino, il primo anno di Bruno Tedino a Pistoia, mi ricordo feci il terzo gol sotto la curva nord, insomma, lì veramente putiferio, ecco. Allora andrai a Prato mercoledì, Francesco? Lavoro ci sto pensando, ci sto pensando, ti dico la verità, avrei una gran voglia di andare, probabilmente credo che mi organizzerò per andarci. Tra l'altro ti faccio complimenti perché sei fresco di patentino UEFA B, vero? Non mi sbaglio. Sono fresco di patentino UEFA B e sto anche allenando, questa cosa bella. Complimenti, e poi sei impegnatissimo con l'Academy di Francesco Zizzari. Continua anche il tuo impegno con Francesco. Sì, continua il percorso con Francesco, che è un ragazzo straordinario, soprattutto è uno di quelli proprio che ha sempre avuto le idee chiare fin dall'inizio, cioè uno che è partito con una sacca di palloni in macchina e una fila di cinesini, e adesso ha un'academy che funziona, che cura il dettaglio sui ragazzi, che ha grande attenzione per i ragazzi, per l'educazione dei ragazzi, prima che della preparazione tecnico-tattica del giocatore. E questa è la cosa che mi ha stimolato di Francesco. E insomma, se ha più di 100 ragazzi iscritti sistematicamente, fa sempre il pienone quando organizza
eventi, camp e cose varie, un motivo c'è e c'è un grande lavoro e un grande sacrificio suo dietro, e quindi mi fa piacere farne parte. In allora, più quest'anno, quest'anno vi aspetto, vi aspetto a Giovedì Sport, te Francesco che salutiamo, so che ci segue sempre. Così ci raccontate tutto quello che state facendo con questi ragazzi, tanti ragazzi. Stefano, l'ultima cosa per chiarire, poi siamo in chiusura. Ricordiamo che a Prato per adesso i tifosi arancioni, in quanto a numero, potranno essere 100 soltanto. Per adesso, per come adesso, hai detto giustamente perché, la prefettura ha disposto che la partita sia giocata mercoledì alle 19.45. L'osservatorio nazionale ha già chiesto che ci sia un tavolo tecnico a cui parteciperà anche la Pistoiese. In quell'occasione sarò io probabilmente, quasi sicuramente, insisterò per avere la possibilità di portare ulteriori tifosi. Ne abbiamo già parlato con il Prato, con il responsabile di sicurezza del Prato, forniremo eventualmente del personale nostro per aiutare nei servizi di sicurezza, ma vorremmo dare la possibilità ai nostri tifosi di venire e partecipare. Anche perché, permettetemi, volevo ringraziare sia i tifosi nostri, ma anche i tifosi dell'Empoli, del Prato e così via, per la splendida attività che hanno fatto durante questo periodo calamitoso. Ho visto i ragazzi spalare fango dalla mattina alla sera senza mai fermarsi. Meritano di avere uno spettacolo degno di questo nome, quindi tutte e due le tifoserie presenti in questa partita. Esatto, siamo davvero in chiusura, saluto Francesco Valiani, grazie Francesco, ci vedremo allora a Prato. Ragazzi, ciao a tutti, buon derby, ovviamente colorato del colore giusto, e soprattutto niente, dai, incrociamo le dita e io sono comunque fiducioso, insomma, che sono stati mesi un po' chiacchierati, ma a Pistoia ci interessa solo della Pistoiese, e credo che oggi De Simone abbia detto, insomma, cose che fanno comunque ben sperare. Vedremo, insomma, ovviamente come tutte le cose dette devono seguire i fatti, però esatto. Non credo che le persone si espongano senza motivo, quindi sono sicuramente fiducioso. Grazie Francesco, ringrazio Ferdinando Bernardini. Ringrazio voi, l'unica cosa poi chiudo è che mi unisco a quello che ha detto Stefano, nel senso che lui ha rammentato la società professionista, io voglio rammentare le società dilettanti che hanno avuto danni enormi, mi riferisco al Quarrata, da cui mi riferisco ai Casini che hanno il campo proprio, dove verranno rinviate le partite, Olmi, Ferruccia, hanno veramente, tanto è vero, e qui voglio essere polemico, tanto ormai, siccome ho letto che Gravina verrà in Toscana lunedì 13 a vedere, cioè io avrei aspettato un altro po', non so se tu capito, cioè vuol dire, un presidente della federazione viene quando è tutto fatto, viene quando è il momento, viene a parlare, viene a dire qualcosa, ennesima, secondo me, sortita fuori tempo. Buonasera a tutti. Grazie Ferdinando, grazie a Stefano Nencioni per essere stato con noi. Alberto, abbiamo un po' ovviamente fatto riassunto. Ci sono ancora tanti messaggi, purtroppo però il tempo stringe, perché ovviamente abbiamo dato in precedenza più spazio al nostro TG60 che è ovviamente ancora impegnato a monitorare tutto quello che accade nelle zone che sono state colte dall'alluvione, perché comunque il tempo ancora non ci aiuta. Certo. Quindi ci vediamo giovedì prossimo, però ricordiamo anche che domenica invece gioca la Janese e giocherà in casa, torna a giocare al Bellucci, perché c'era stata anche qua una polemica, però in realtà poi la società ha deciso di tornare a giocare perlomeno partite ufficiali al Bellucci, mentre gli allenamenti si stanno svolgendo al Chiavacci di Prato. Tra l'altro il San Giuliano che insomma in casa con il San Giuliano City, una squadra che però non ha ripagato le attese, che sta facendo, si è un po' ripresa, sono diversi risultati utili consecutivi, quindi Manca un po' di chiarezza negli ultimi minuti, viene da dire, di partite, sono stati persi tanti punti, l'ho messo anche tre flop, questa è una Lianese che ha da grandi valori tecnici, nomi eccetera, però manca, diciamo così, di concretezza, di riportare a casa i risultati. In questo momento ha perso punti pesanti, ma come la Pistoiese, insomma, abbiamo visto, il campionato è sempre aperto. Quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo, vi ricordo però che la Pistoiese gioca il derby Prato-Pistoiese mercoledì alle 19.45, ovviamente c'è una certezza su tutti nel tanto caos che TVL è sempre accanto a colori arancioni, lo fa anche quest'anno con le dirette delle partite in trasferta della Pistoiese, e lo farà quindi in occasione anche di Prato-Pistoiese, quindi sintonizzatevi per chi non può andare allo stadio sul nostro canale 14 e vi godrete appunto questo derby. Grazie per essere stati con noi, buonanotte.